Aggiungiamolo. Rieccoci. Speriamo che ce la di farcela questo. Eccolo, eccolo. Speriamo di non Vai. andare via. Dai, Va. fermo, non Comincia a fare parlare a me. niente. Vi saluto tutti. Ciao, ci vediamo alla prossima diretta. Ciao. No. Paolo Ricci, teacher Ciao. straordinario, grande professionista, ideatore della Laughter Dance, coach di Gibberish. Chi più ne ha più ne metta. Modo. Ne avio ne metta. Presentati tu in due parole, Paolo. Va bene, faccio una breve presentazione. Dai. Allora, intanto sento che avete già riso. Vero, abbiamo già fatto una bella risata di buon auspicio, però io ne vorrei fare, siccome non vi ho sentito, la faccio io adesso, parto così, così Dai, almeno facciamola la diretta insieme. parte bene. Uno, due, tre, si ride. Ok, sembra che la linea tiene. Allora, che dire? Dico che sono un insegnante da tanti anni. Nasco come insegnante, o perlomeno, volevo da grande fare l'insegnante di educazione fisica. E quindi mi sono iscritto e ho frequentato tutto l'ISEF qui a Roma. Poi, una volta diplomato, sono finiti i concorsi di abilitazione. E allora ho fatto una scelta, ho visto una fila chilometrica davanti a me di insegnanti per fare le supplenze, sono riuscito a fare una supplenza e poi ho detto basta, mi butto nel privato. E quindi ho incominciato a insegnare subito l'attività da cui provenivo, che era la ginnastica artistica. Io ho iniziato a farla a 5 anni e ho smesso a 16 anni, quindi l'ho fatta per 11 anni a livello agonistico. E ho iniziato a insegnare ginnastica artistica ai bambini ed è quello che faccio tuttora. In Ok. tanti anni, in questi 30, dal 1986, vabbè, sono passati un po' di anni, più di 30 anni, è cambiato qualcosa. Cos'è cambiato? È cambiato che negli ultimi 12 anni, 2006, 12 anni, una serie di situazioni, a 40 anni in particolare, la mia vita è cambiata sotto tanti punti di vista. E questo cambiamento ha coinvolto anche. Ho portato un pochettino più a galla quella che era già un pochettino la mia predisposizione ad interessarmi dei bambini. Io li chiamo così, li chiamavamo così, i cicciottelli, che nella ginnastica artistica fanno tantissima fatica. Perché non so se è una ginnastica artistica l'attività che sì, fanno tanta fatica. E mi ero già impegnato con queste tipologie di bambini. All'interno della Federazione Ginnastica, ricoprendo degli incarichi di direttore tecnico regionale del Lazio per della ginnastica generale. E niente, poi piano piano questa cosa è sempre cresciuta sempre di più, perché notavo sempre più bambini in difficoltà, che andavano in ansia da prestazione, quando dovevano avvicinarsi a qualcosa in cui dovevano mostrare la loro bravura, la loro prestazione. E quindi 12 anni fa mi sono messo in proprio, ho fondato una società sportiva di cui sono il presidente responsabile e faccio fare questa ginnastica artistica che io ho cominciato a chiamare senza stress. I primi anni una serie di situazioni mi hanno portato comunque lontano dalle gare, non è stata facile ricominciare da capo, però c'era la soddisfazione e la gratificazione di iniziare con qualcosa di personale, di mio, e piano piano questa cosa qui è iniziata una sperimentazione, devo dire che ormai da 5 anni c'è, cioè questa denominazione è abbastanza tipica, ginnastica artistica senza stress. Quindi va bene, questo per dire che mi sono dedicato da sempre, sono nel mondo dell'insegnamento, nel mondo dello sport, dello studio del movimento, e in particolare con i bambini, e poi piano piano ho allargato questa esperienza anche nell'ambito degli adulti con l'attività del fitness, quindi aerobica, step, ginnastica in acqua, stretching. Fino a che negli ultimi anni ho cominciato ad avvicinarmi al body mind, cioè quindi questa attività di conciliazione tra il corpo e la mente. E quindi ho incominciato a esplorare il respiro. Mi sono dedicato un pochettino alla respirazione e poi 3 anni fa, quando ero un po' nel body mind, ho incontrato questa ragazza che sta dall'altra parte del telefonino, l'altra metà, Lara. E ci sono arrivato
tramite un passaggio anche per Richard Romagnoli con un workshop, mi ha letteralmente scioccato. E l'arrivo poi a Tellare è stato, diciamo, magnetico, nel senso che ho fatto il leader con te. E poi, senza pensarci due volte, ti ho chiesto un consiglio perché volevo andare a distanza di un mesetto, finito il leader, in India al Festival dello Yoga della Risata. Però tu mi hai consigliato, mi hai detto: guarda, forse ancora non è il caso, è ancora presto, è ancora in fase di strutturazione. E quindi mi sono avvicinato al teacher training 3 anni fa, proprio qualche giorno fa c'è stato il compleanno, 2 giorni fa. E niente, da lì è iniziata. Cos'è iniziata? È iniziata una bellissima avventura, perché tutto l'entusiasmo che ho messo, che già avevo nel leader, quando ho fatto il teacher, l'entusiasmo si è trasformato in grandi certezze, in grande volontà di poter fare e dare tanto con lo yoga della risata. Quindi ho iniziato aprendo il club a Ostia sul mare, grande partecipazione, partenza proprio alla grande, e poi con tanti propositi, tanti desideri espressi, a volte scritti sui bigliettini, nelle partecipazioni ai successivi teacher in cui venivo a proporre anche l'after dance. Insomma, mi sto rendendo conto veramente di queste cose. Bigliettini. Sì, bigliettini da bruciare nel fuoco, che poi i propositi, e quindi da lì è iniziata un po', come la posso denominare adesso? Questa via, la voglio chiamare via. Bello, via. Questa via, sì, perché ho incominciato questo cammino ed è stato rigenerante, è tuttora rigenerante perché. Io penso una cosa, credo che ognuno di noi quando sceglie di fare un lavoro e ha la fortuna di fare il lavoro che ama, come è capitato a me, essendo esseri umani, dopo un po' di anni ci si svuota, cioè abbiamo dato tutto, proprio perché lo facciamo con tanta passione. E quindi è importante riuscire a trasformarsi, a diventare un pochettino degli alchimisti. E io questa cosa qui mi è capitata più volte. Quindi lo yoga della risata è una delle ultime, boh, diciamo delle trasformazioni che ho avuto, rimanendo nell'ambito dell'insegnamento perché è quello che amo fare. Però ecco, da insegnare ai bambini ginnastica artistica, insegnare agli adulti, insegnare anche a persone della terza età, ritornare poi adesso all'insegnamento con un'attività nuova in mano, con degli stimoli nuovi, con la voglia di fare tanto, perché se vedo indietro in questi 3 anni, devo dire che, e tu ne sei testimone, Lara, insomma, ho fatto tanto e qui lo dico davanti a tutti, voglio fare ancora tanto. Non mi Ma è basta. la strada secondo me è agli inizi. Io vedo come si muovono adesso velocemente le cose e noi insomma abbiamo faticato un po' di più perché ancora non c'era la massa critica. Adesso suona una porta, lo yoga risata è conosciuto, apprezzato e ti aprono. Cioè io ho visto questo giorno e mezzo i teacher che sono usciti la domenica in un giorno e mezzo hanno non so quanta roba fatto. Con successo, cioè progetti, contatti, connessioni, sono qui che ti guardano, quindi ecco, si può Grazie, un fare saluto a tutti. tanto. Grazie. Non ho ancora salutato tutti quelli che mi stanno vedendo. Ciao a tutti. Tantissimi, 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 anche l'Anto Sanchius adesso, davvero tantissimi, quindi certo che farai tanto, qui non si può che fare tanto, voglia. Guarda, mi viene subito così, mi dai degli agganci, io mi ci aggrappo. Cioè vorrei dire tante cose, mi preme dire tante cose per la breve esperienza, perché io adesso nello yoga della risata, senza togliere tutta l'esperienza degli anni precedenti. Sì, è vero quello che dici te, la massa critica c'è, è più semplice e diventa sempre più semplice se ognuno di noi guarda se stesso, senza stare a guardare troppo fuori dal proprio orticello, perlomeno guardare fuori per imparare, per prendere spunto, per essere grati anche ai lavori che stiamo facendo tutti quanti. Siamo tutti esseri umani, forse scatta quella parte dell'ego un po' giudicante, un po' competitiva, così entriamo anche nell'ambito della competizione, che ci fa tirar fuori parole, espressioni, atteggiamenti che
che poco hanno a che fare poi con lo yoga della risata. E con lo Però sono mali spirito e interiore con lo soprattutto. spirito. Però capita anche a me soventemente, quindi ognuno di noi deve fare tesoro e accorgersi quando sta in quel mood, switchare e tornare nel mood di dire: ma qui c'è posto per tutti, più siamo e più faremo. E ognuno come anima unica può dare e deve dare la sua parte per poter arrivare ad ingrandire sempre di più la torta che è fatta da tutti noi, da tutti i leader, da tutti i teacher, da tutti gli appassionati, da tutti coloro che stanno al club, quella libertà di poter esprimere quello che ognuno di noi sente, perché credo che quello sarà la cosa più importante, quello che a me le cose adesso, come dici te, stanno diventando anche un pochettino più sincroniche, più facile, perché esprimo quello che sento, solo quello, senza fregandomi anche a volte di quello che possono pensare gli altri. Metto da parte, faccio ammenda anche sì dei giudizi che possono arrivare, però io ascolto il mio cuore, sono in coerenza cardiaca. Conosci questa parola? Accidenti, accidenti. E vado avanti. E poi sicuramente la guida che ricevo dai bambini, cioè lavorando molto con i bambini da una vita, da 30 anni e passa con i bambini. Loro mi hanno sempre aiutato tanto. Posso solo dire che quando ho scoperto lo yoga della risata, siccome era 30 anni che insegnavo ginnastica artistica ai bambini, ho detto no, nelle mie priorità non voglio mettere l'insegnamento ai bambini, voglio dedicarmi agli adulti. Ho dovuto cambiare idea. Ho dovuto cambiare idea perché poi e ho voluto alla fine Chiamano. cambiare idea perché si sì, chiamano e devo dire che. Ecco, prima di questa diretta, insomma, un paio d'ore fa stavo a scuola, in una classe, in una quinta, anche perché il mio desiderio più forte era quello di entrare nella scuola come insegnante di educazione fisica, attraverso i canali canonici, quelli ufficiali. Poi questo sogno nel cassetto, la legge dell'attrazione, non so che cosa combini l'universo, però fatto sta che io adesso, oggi, sto tornando nella scuola, in veste comunque di maestro di yoga della risata, con l'esperienza di essere anche insegnante di educazione fisica, però anche con una libertà maggiore, fuori da tutti la burocrazia, diciamo, della scuola. E devo dire che questa qui, qualche settimana fa ci pensavo, dico, caspita, questo mio sogno si sta avverando, un altro sogno che si avvera. Se ne avvereranno tanti, Paolo. Io guarda, l'universo, dicevo questo teacher training, l'universo ama la risata e se noi stiamo nella risata ci fa veramente accadere le meraviglie più vere, più pure. Io ti ho nominato in questo teacher training, Paolo, come ho nominato tantissimi ambasciatori quando ho parlato dei mentori, cioè la figura che magari è di ispirazione, alla quale magari chiedere. Ho parlato tanto di questo gruppo, ho detto che c'era l'intervista a te questo martedì, infatti tanti ci sono e io credo che ecco gli ambasciatori, ma insomma i futuri ambasciatori, perché tanto qui non si finirà adesso. Voi siete di esempio, voi state facendo tanto, come teste d'ariete avete aperto delle applicazioni, state veramente dando un forte contributo alla crescita del movimento e io invito ai nuovi, ai leader, ai nuovi teacher a guardare quello che fate, come vi muovete, che progetti attivate. Ecco, invito tutti a lasciarvi attirare dal teacher che più vi risuona. E seguire quello che fa, contattarlo, perché qui c'è molta, molta generosità, disponibilità di condivisione, perché è un po' questo che ci ha fatto crescere tutti così velocemente, la condivisione. E quindi avete Assolutamente. qui che è una persona molto disponibile, che poi sta girando l'Italia con un workshop, quindi insomma, sceglietevi un Guarda, mentore. voglio Può solo stare dire anche che io, ma insomma, anche tutti vanno bene, gli ambasciatori, anche i teacher bravi. devo dire che il riconoscimento che è arrivato a fine settembre dal dottor Madan Kataria
È stato bellissimo, ma più che altro solo per, fondamentalmente per l'aspetto morale, perché poi alla fine io già mi ci sentivo ambasciatore, cioè nel senso interpretando bene le sue parole di andare, di portare lo yoga della risata dove già c'è, dove ci sono persone, insomma i suoi piccoli grandi consigli mettendoli in pratica mi avevano già portato ad essere un Lanciato. ambasciatore. Sì. E quindi sono disponibile. Io già ricevo da alcune persone che forse sono più coraggiose oppure non lo so che cose, però mi chiamano. Ho parlato poco tempo fa con Desiree Furnari, una ragazza siciliana di Catania, sì, di 20 anni. Io ho la seconda figlia che ha 20 anni. Ho detto: Ma tu sei giovanissima, tu devi andare avanti. Mi ha detto: C'è un po' di difficoltà. Dico: Tu non mollare, vai avanti perché. Con la tua freschezza, la tua età, devi andare a prendere un certo tipo di target, che le stesse cose se le dico io o le dici te a dei ragazzi del coetanei, probabilmente tu hai una presa molto molto maggiore perché parli la loro lingua. E quindi nulla toglie che anche noi un pochettino più grandicelli possiamo Possiamo parlare intercettare. ai Sì. ventenni, però sicuramente un ventenne parla con più forza al suo pari. C'è poco da Sì. fare. Sì, Desiree è una di quelle che ha voglia di sapere, anche a me ha chiamato un sacco di volte. Però ecco, il bello è che noi siamo molto disponibili, tutti quanti. A me oggi mi ha contattato una nuova leader non formata da me e neanche da... Insomma, dai, teacher che ho formato e io ho detto sentiamoci domani sera a una sessione, voleva aiuto. Ma è così, cioè, io penso che è il dovere morale di tutti noi essere a disposizione. Anche io lo credo fondamentalmente, cioè l'unione, tutto ciò quello che dice yoga, ecco, ho sistemato il telefono, ho le mani libere adesso, che lo stavo tenendo tra le mani. Mi sento un po' più libero. Sì, senz'altro, cioè in questo, cara Lara, tu sei una maestra vivente, cioè delle condivisioni, del fare rete. Lo faccio anche qua, ma non per piaceria, ti ringrazio perché comunque hai allargato tanto le mie vedute, la possibilità di quello che ho ricevuto adesso io sono in grado di darlo. E questa è la cosa. Ma questa è la magia perché siamo tutti dei canali che stiamo veramente travasando un po' quello che è l'insegnamento del dottor Kataria, lo stiamo proprio passando. Sì. Quindi è questo, nessuno si deve sentire chissà chi, è bello essere a disposizione, è bello che si faccia rete. Io odio la polemica, quindi insomma cerco di proteggere questo gruppo dalle polemiche seguendo l'insegnamento del dottor Kataria. Non criticare ma apprezzare. Anche quando hai da criticare, trova quella cosa da apprezzare. Non ti incartare nelle polemiche che feriscono e basta. Io Io pure lo ho faccio visto, e scusa, mi è vai. servito vedere proprio lui in azione l'altro anno, cioè 2 anni fa, nelle Marche, sì, tutte e due le volte, insomma, ma comunque anche adesso a settembre poterlo osservare per più giorni e vedere il suo atteggiamento che sembra quello che poi che in maniera giusta forse alcune cose se le fa scivolare, ma poi nell'accezione positiva, perché poi se vai dietro a tutto ciò che ci accade vuol dire diventare controllori, andare a controllare troppo la vita, anche quella degli altri. Il controllo ci porta via tante energie, ci porta via, ci distrae da quella che è la nostra via, da quelle che sono le nostre cose fondamentali, ma soprattutto ci porta via energie. E siccome l'energia non è inesauribile, anche nel nostro corpo, dobbiamo cominciare a proteggerla e a usarla nella maniera corretta. E quindi imparare il famoso let go, lasciare andare. E non è facile, però Non è il nostro affatto grande facile. dottore è un maestro, perché se uno lo osserva, vede e Sì. deve apprezzare anche questi suoi gesti poi, non tanto le parole. Perché io credo nella vita, almeno anche con l'esperienza di figlio e di genitore, quello che passa di più è l'esempio che diamo, non tanto con le parole, ma con le azioni.
Fai il tuo meglio, lascia stare il resto. Questo è sempre l'insegnamento, sempre, sempre. Veramente, secondo me l'insegnamento più importante è il dottor Kataria. Noi dedichiamoci a nutrire quello che facciamo, quello che vogliamo fare, a realizzare i nostri propositi, a realizzare quello che abbiamo scritto nella vision, e impegnarci a realizzare quello che c'era in quel semino originario quando abbiamo fatto il teacher training, ma anche per i leader, quello che vi ha spinto ad avvicinarvi a questa pratica, a diventare leader e ad investire energia nel diffondere la risata. Quello vi deve guidare. Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Infatti, quello che ti dicevo prima nei bigliettini e tutti, mi hai fatto veramente adesso proprio la vision, quella del teacher. Diverse volte quando sistemo le carte mi ricapita e ci sono le cose. Questo volevo portare, avevo scritto che volevo portare lo yoga della risata ovunque, a chiunque, ed è quello che ancora sto facendo. E quindi Già. pensando che lo voglio portare ovunque, dovunque, ce n'è ancora da fare. Io perché sono fresca ai teacher training, quello è un momento veramente importante, quello è veramente perché c'è l'energia di 4 giorni di gruppo amorevole, di risate, eccetera, è quello che scrivete lì, porca miseria se si avvera, più velocemente di quello che uno può pensare. Verissimo, verissimo. Senti, c'è qualche domanda? Perché vorrei. È bellissima questo scambio che stiamo avendo. Non so se la tematica che ti avevo proposto era proprio sì, quella della competizione. Chi è che ha paura della competizione? Ciao Laura. Dai, Guarda, io scrivete riguardo la domande. Ok, riguardo alla competizione posso dire questo, che l'incontro con lo yoga della risata era già. Aiuto. Sei bloccato, Paolo. Scusa, Lara era. No, no, no. Che Ok. devo. Beh, che devo mettere, mi sa, offline forse, che se mi squilla il telefono perché mi arriva dalla telefonata. Vabbè, Ok, ma dai, non penso che ci sì. proviamo, dai. Stavo dicendo, quindi, riguardo alla competizione, io mi sono occupato quindi sì, di quei bambini dei cicciottelli e poi è arrivato piano piano a dire: ma quest'ansia da prestazione, perché? Perché. Darla in maniera, somministrarla in maniera così indiscriminata a tutti i bambini, quando io mi ricordo di aver incontrato in questi 30 anni tanti bambini che la sera prima della gara, la sera prima del brevetto, la sera prima del saggio, febbroni altissimi, paura, quindi c'è cioè questa parte emotiva che viene fuori e il loro corpo non è in grado ancora di gestirla. E allora io ho iniziato questa cosa qui a chiedermi, a farmi delle domande. E a dire intanto che i tempi sono cambiati rispetto a quando facevo agonismo io, le famiglie erano strutturate in maniera diversa, si lavorava solo in due ore. Insomma, ho fatto una ricerca, se vogliamo, cronologica, storica, cercando di capire i cambiamenti che ci sono stati. E quindi ho detto: no, secondo me, io provo, voglio togliere tutto ciò che è competitivo. E ho visto che togliendo la competizione ai bambini l'ho tolta. Fondamentalmente anche a me, l'ho tolta a tutto lo staff degli istruttori, ho cercato e la sto togliendo anche ai genitori. Aggiuntori, Perché poi guardi, infatti. sì, perché la triade è quella: genitori, insegnante e bambino nelle scuole, ma nell'ambito sportivo è uguale. E dobbiamo prenderci per mano. Insomma, chi è un po' più sveglio lo deve un attimo cercare di condurre. E quindi diciamo sicuramente genitori e istruttori o maestri e insegnanti dobbiamo andare insieme, prenderci per mano per accompagnare i bambini nella loro strada, nella loro via, che li possa far vivere sereni a scuola, nello sport e nella vita. Io ho conosciuto diversi anni fa una psicopedagogista che mi disse, ero a Pesaro. Disse Paolo, guarda che lo sport per i bambini, io mi ricordo quando parlo dello sport, dico per me la ginnastica è stata una bellissima esperienza di vita, mi ha aiutato a vivere meglio. Lei mi disse, guarda che lo sport per i bambini è la vita. Vita. Mi È ricordo che lo vita vide. perché adesso cioè, gli studi sono andati avanti, ma la psicomotricità, cioè tutto quello che noi oggi chiamiamo consapevolezza.
E questo è un mio pensiero, cioè quello che io chiamo consapevolezza è l'esperienza che inizialmente è solo mentale e poi attraverso l'esperienza fisica diventa consapevolezza. Quindi nell'attività fisica, nella psicomotricità, chiamiamola nell'educazione fisica, nell'attività motoria, i bambini sperimentano la consapevolezza. Quindi è importantissima. Ed è importantissimo che la possano fare in modi, e non sono il primo a dirlo, che tutto ciò che si apprende, si impara in maniera ludica, lo si fa con minor fatica, lo si fa con minor tempo e quegli insegnamenti sono quelli più duraturi, quelli che restano di più dentro di noi, perché entrano attraverso un'emozione e quindi non passano necessariamente per il cervello, diciamo, per altre strade. Come Quindi dice io ho la dottoressa molto. Lucangeli, c'è una domanda, Paolo, prima che scorrano i commenti. Ci chiede Loretta di parlarci di una tua sessione tipo. La mia sessione tipo. Guarda, oggi non lo so, poi dimmi te, io vorrei dire un attimo la mia sessione tipo che sto facendo a scuola. Forse Loretta, Bravo. non so se si riferiva a questo. Ok, allora la premessa. Vai con i Vado. bambini, sì. Ok, allora la premessa fondamentale è che io nella scuola ho voluto fare. Ho proposto di fare le sessioni di yoga realizzate in aula. Nonostante conosca benissimo la palestra, in palestra si possono fare molto più cose, io ho voluto e sto volendo non si dice, sto volando, sto cercando di riuscire a togliere e a decondizionare i bambini da quelli che sono gli schemi che abbiamo sicuramente anche vissuto noi nella scuola, quindi stare fermi nei banchi dove c'è il rimprovero, dove c'è solo tutto ciò che è ancora lì una volta solo mentale. E quindi io ho chiesto e ho ottenuto di poter fare le sessioni in classe, anche perché è una cosa molto più semplice. Se qualcuno lo vuole fare nelle scuole, andare a chiedere, a proporre, a fare un progetto e chiedere la disponibilità della palestra, non è molto semplice e si va anche in concorrenza, si va in competizione con gli Grazie. insegnanti eventualmente di educazione fisica. E allora rimanere nell'aula è molto più semplice. E sto adattando, riadattando le sessioni e venendo alla risposta per Loretta, praticamente al momento io sono riuscito a fare, oggi era il sesto incontro, ho un incontro a settimana in un istituto scolastico della scuola primaria, oggi ho fatto il sesto incontro con una quinta elementare, io mi presento, arrivo, ho preparato, aspettate che ve lo faccio vedere. Mi sono preparato Che questo cartellone bello, dove lo bellissimo. appendo alla lavagna e questo è un modo iniziale che l'ho visto, non è una mia idea, non ho nessun problema a dire che l'ho preso spunto su Facebook, cioè su internet, dove i bambini spingono come vogliono essere salutati, quindi con una carezza, con un ballo che io faccio a loro. E volendo possono fare anche loro, e molti incominciano addirittura a farlo loro quando spingono il ballo. Poi c'è il batti il 5, c'è l'abbraccio e c'è la risata. Un bambino mi ha chiesto, mi ha detto, maestro, perché non aggiungi anche sasso, forbice e carta? Insomma, da questa cosa qui, diciamo, questo è stato l'inizio. Io di solito inizio con questo. Alcuni bambini mi hanno detto, mi hanno raccontato che l'hanno preparato a casa e lo fanno con i loro genitori. Ma Quindi che devo dire meraviglia! che. No, guarda, Lara, poi io qui mi sono preparato un po' di materiale da leggere alcune cose che mi hanno scritto perché questa esperienza è straordinaria. Nonostante, torno a dire, insegno a bambini da 30 anni, nella scuola è un'altra cosa. Quindi diciamo che inizio con questo saluto, poi faccio fare a ogni bambino allora faccio fare dire il proprio nome. Con un gesto e tutti gli altri, compreso me, lo ripetiamo. Queste sono state le cose. Poi da questo incomincio, diciamo, le risate piano piano ci sto andando. Non è così scontato con loro che incominciano a ridere. Aspetta, che sto andando, vado un pochettino a memoria. Ho incominciato a inserire dei giochi. E quando parlo di giochi io con loro vado molto diretto, dico guardate, il maestro Paolo vi parlerà e vi proporrà durante i nostri incontri
non di giochi d'azzardo. Mm. Gioco forte perché dico non giochi dove si vince e si perde, ma con lo yoga della risata, e lo dico quindi anche le insegnanti che sono presenti ascoltano, ci sono tantissimi giochi che ho scoperto anch'io da questi anni dove si gioca e basta, perché il gioco deve essere fonte di divertimento. E puntualmente quando propongo i giochi però sono anche provocante, dico ai bambini allora facciamo un gioco, adesso ci sarà un gioco dove poi spiego la regola e dico c'è qualcuno che sbaglia. E devo dire che solo in una classe c'è stata una discreta maggioranza che ha detto di no, però la maggior parte sono pronti a dire che chi sbaglia deve uscire dal gioco o chi sbaglia deve fare la penitenza. Questo è come sono abituati i bambini oggigiorno. E allora è importante, insomma, attraverso il gioco io ho fatto fare il gioco di Paolo dice. Ci mettiamo in cerchio, quindi Paolo dice mani avanti, Paolo dice braccia in alto, e ogni volta che non viene detto il Paolo dice. I bambini che sbagliano deliberatamente fanno quello che sappiamo noi, alzano le mani al cielo, rimanendo al posto, in quel caso dicono ho sbagliato e riprendiamo il gioco. E devo dire che questo ho sbagliato sta diventando adesso fonte di divertimento proprio, vedere i bambini che sbagliano, ma il divertimento non in senso di scherno, non deridono, ma è una forma di compiacimento, cioè nell'accettare. Questa nuova regola. C'è una teacher che ho formato adesso che lei è proprio insegnante e sta facendo questa cosa della celebrazione dell'errore da settembre, da quando ha cominciato la scuola, quindi sono 3 mesi, che è Erika Torello, la cito, sentitela perché sta facendo un grosso, grosso lavoro nella sua classe. E i bambini sono anche lei primaria e i bambini hanno meno paura di sbagliare. Sì, quindi il gioco per me è fondamentale sotto questo punto di vista con i bambini. E poi diciamo che una piccole soddisfazioni che mi sto portando a casa, dei minuti di silenzio con gli occhi chiusi fermi nel banco, Wow. che è incredibile. E questo ci sto arrivando perché ho incominciato a proporre anche il gioco dei numeri, che non so se lo conoscete, che è quello che si sta con gli occhi chiusi e. Io, che sono il leader, insomma, quello che guida, do lo zero e poi a caso un gruppo dei bambini, in questo caso, devono incominciare a dire 1, 2, 3, 4, 5. Se due bambini dicono lo stesso numero contemporaneamente, si ricomincia dallo zero. E devo dire che non è un gioco facile per loro, però diventa un buon stratagemma per poter. Abituarli a stare con gli occhi chiusi, fermi, perché vi garantisco. Non è semplice trovare, diciamo, ce ne sono alcuni, però la maggior parte, soprattutto, devo dire, i maschietti sono quelli un po' più vivaci, quelli che cercano sempre il contatto fisico, quindi anche nel clapping semplice da fare in classe tra i banchi, incominciano a cercare il contatto, però con un po' di arrendevolezza, diciamo, senza troppo, senza autoritarietà. Io lavoro molto con l'autorevolezza, è un po' più faticoso, però premia alla lunga, dà dei risultati straordinari. E quindi diciamo Ah, che al momento le quello sezioni. Prego. è un gioco anche molto bello per la sintonia del gruppo, proprio per amalgamarli ancora di più, perché c'è un grande gioco di ascolto e di percezione, un po' di sintonia. Sì. Bellissimo, bello. Sì, in effetti non sono riuscito ad andare oltre il 2 perché poi tutti vogliono partecipare, però io ho altri incontri, ce n'ho altri 15, quindi mi sono dato il tempo di dire ok, piano piano incominceranno a entrare in quell'area di rispetto che è il proprio silenzio, anche il proprio spazio di dire ok, giocate voi. Io tanto sto cercando di far capire che anche chi non dice il numero comunque sta giocando. Perché i bambini questo pensano che per loro è importante partecipare al gioco solo se dicono il numero, ma invece anche per noi adulti è importante quello saper aspettare, saper stare in silenzio e lasciar giocare gli altri, lasciarli dire gli altri numeri è una partecipazione comunque. Clara, io Quindi ho. ti volevo dire, ma hai risposto alla mia domanda prima che io te la facessi, quindi hai fatto 6 sessioni, ce ne hai ancora 15, finisci a fine anno, quando finisci? Diciamo che guarda, in una scuola in cui c'è stato fatto proprio il bando, ho partecipato al bando dove era obbligatorio questa partecipazione di 20 ore
di yoga della risata, una volta a settimana. In un'altra scuola invece io ho proposto, volevo entrare più light ed è stato accettato con invece 8 visite, 8 presenze da 30 minuti ciascuna, perché in classe ero più intenzionato all'inizio ad entrare in maniera anche leggera, cioè 30 minuti, perché sennò un'ora poteva essere pesante, però poi ho dovuto accettare anche quest'altra e devo dire che sta funzionando bene in questa proposta di un'ora, e adesso la settimana prossima ho un altro palestra scolastico dove inizierò sempre con 10 classi della primaria e 4 classi della secondaria, delle medie. E ho avuto anche il benestare proprio prima di Natale in un istituto superiore, in un liceo classico, dove la preside mi ha ascoltato, ha portato in consiglio d'istituto la possibilità di inserire lo yoga della risata. Ed è passata, e adesso vedremo in che maniera proporlo, però è rimasta molto entusiasta, insomma, del discorso che potrebbe essere contro il bullismo, cioè il valore dello yoga della risata nelle scuole superiori cambia, ecco, il valore dello yoga. La cosa bella è che il valore dello yoga della risata, lo yoga della risata resta lo stesso, ma cambia il valore che ha nelle varie tipologie delle scuole, dall'infanzia alla primaria, alla secondaria, fino ad arrivare alle scuole superiori. Il Il messaggio cambia. Io messaggio, sono sì. andata al classico e mi ricordo che piacque moltissimo. Ci fu un ragazzino che la sera io facevo il club, cioè la mattina andavo a scuola, la sera c'avevo il club, la sera mi portò la mamma che era depressa. Guarda, io ti volto, se vuoi, volevo leggere, perché ho chiesto alle insegnanti le aspettative, cosa si aspettano dallo yoga della risata. Ce n'ho due di molto, sono molto brevi, diciamo. Una dice: mi aspetto la riduzione dell'ansia da prestazione presente nei bambini, la creazione di un clima sereno che porti il bambino a vivere emozioni prevalentemente positive, attività di gruppo legate al ritmo e al movimento e attività che favoriscano la collaborazione e la non competitività. Fantastico, yoga della risata proprio. E un'altra insegnante, poi guarda, devo dire che coloro che hanno accettato questo progetto che sono andato a proporre, devo dire che la maggior parte sono persone, sono insegnanti che già hanno un po' di apertura mentale e di cuore. Però devo dire anche che sto incontrando insegnanti che tutto mi sarei aspettato, cioè molto autoritarie, che devo dire che mi remano contro, se vogliamo, involontariamente, nel riprendere sempre i bambini mentre sono presenti alla sessione. Però anche lì, let go, lasciare andare. Ok, lo accetto e piano piano ho già incominciato a vedere i cambiamenti, oltre che nei bambini, anche negli insegnanti. Proprio quest'altra lettura è di un insegnante invece che fin da subito si è dimostrata molto aperta allo yoga della risata e mi ha scritto: le mie aspettative sono relative soprattutto alla maturazione della sfera emotivo-affettiva dei bambini, indispensabile per un corretto sviluppo nell'ambito razionale. Fin dalla prima classe ho lavorato su obiettivi inerenti a tale maturazione globale. Questa è una quarta, l'insegnante di quarta elementare. Ora però sono in veste di spettatrice e di partecipante. Osservo i bambini, ma osservo anche me stessa. Sto imparando già tante cose, in più che prima non vedevo e sento che devo collaborare pienamente con il maestro al fine di rendere l'intervento più efficace. Senza remore o chiusure, so che io per prima mi devo. E mi emoziono, mi devo mettere in gioco. Bello. Importante per me inoltre l'inserimento di gioia, vedere la bimba che sostiene abbastanza l'ora di lezione, fonte di grande soddisfazione. Un sostegno, questa ragazzina. Sì, perché gioia, guarda, questa è la cosa che voglio raccontare. La prima classe in cui ho iniziato, e quando sono entrato in questa classe, l'insegnante mi ha detto: c'è una bambina speciale, una bambina autistica, abbastanza. Con un grado di autismo abbastanza spiccato, e quando ho chiesto come si chiamasse questa bambina mi ha detto Gioia. E allora lì ho detto: siamo nel posto giusto nel momento giusto. Fai giocare anche gli insegnanti, chiede la Paola Sestagalli che sta commentando a raffica, ma non ce la facciamo a leggere i Allora, commenti. io lascio libertà di partecipare e lascio la scelta agli insegnanti. Ci sono alcune, ce n'è una in particolare che fin dall'inizio partecipa.
E altre, come dicevo, anche questa sono un po' spettatrici, però come ho letto, piano piano si accorgono da sole. Anche oggi, nell'esperienza della quinta, c'era un'insegnante nuova e questa classe ha cambiato ultimamente due o tre insegnanti dall'inizio dell'anno. Questa insegnante è siciliana, quindi che vive lontano dalla sua terra, immagino sia stata affidata da poco a questa classe. Per oggi ha partecipato, mentre le altre volte si metteva in disparte. Mi ha accolto dicendo: guarda, è l'ultima ora di lezione, sono andato dalle 3 alle 4, dalle 15 alle 16. Dice: io non riesco a tenerli, è dura tenerli in quest'ora, me li ha affidati ed è rimasta a farlo anche lei. E mi ha ringraziato perché comunque dice: prima che arrivassi io ha provato a richiamare un po' di serenità e tranquillità ai bambini facendo fare un minuto di silenzio con gli occhi chiusi. E io credo che la cosa bella dell'esperienza nell'aula sia che le insegnanti, perché questo è il mio desiderio, possano anche le volte successive, da una settimana all'altra in cui io non ci sono, mettere Avere in un pratica appunto. molto bene, piuttosto che il clapping, piuttosto che un altro gioco, scusate, che funziona tantissimo e che piace alle insegnanti. Io lo chiamo così, cambiano posto tutti quei bambini e quei bambini che, e poi li Il verbo aggiungo. doppia per, bello. Sì, e devo dire che le insegnanti, l'ultimo foglio, il secondo foglio, ho detto l'insegnante, mi ha detto: Paolo, mentre tu hai fatto queste cose, perché io dico, faccio esempi che ne so, che si sono battuti i bambini che si sono fatti la doccia questa mattina, che hanno litigato con la mamma prima di venire in classe, o che dicono le bugie, cioè entrare anche nella sfera personale, e la maestra mi ha detto: Paolo, grazie, perché di alcuni bambini ho avuto delle conferme di vedere come si muovevano, cioè perché quando si muovevano, e di altri sono state delle sorprese. Perché la cosa bella di questo gioco è che una volta che il bambino capisce che inizia a giocare, il corpo non mente, ciò che mente è la nostra mente. E quando io dico si alzano e cambiano posto tutti i bambini che dicono un sacco di bugie, Partono. giocando, partono e le insegnanti rimangono, oppure dico tutti i bambini a cui non piace la matematica, e magari l'insegnante di matematica è quella che è presente, questi bambini si alza a metà classe e vedi questo insegnante che dice: caspita, c'è qualcosa che devo cambiare allora, se c'è metà classe a cui non Meraviglia. Che piace. Guarda, questo qui del cambiano il posto me lo chiedono sempre i bambini. Poi la cosa meraviglia. bella che riesco a fare è che no, posso leggere ancora altre cose? Oppure ci sono delle domande, scusa, però mi sembrano le testimonianze, guarda, dei bambini, penso siano eccezionali. Vai, vai. Guarda, c'è questo disegno. Una bambina ha disegnato qui una persona, un bambino in posizione tradizionale, lo yoga tradizionale, no? Quindi con l'om, e di qua lo yoga della risata. Ma sappi, voglio che mi chiedate, che crediate sulla fiducia. Io non ho parlato minimamente male dello yoga tradizionale, però la cosa che loro si aspettano quando entri e fai yoga risata, si mettono tutti in posizione om, e io dico no, è un'altra cosa, non è solo quello, anzi, abbiate il coraggio di scoprirlo. Questi sono più di un bambino mi ha fatto un disegno del genere, come dire, ok, quello no, questo ci piace. Allora, io so che probabilmente ci sono anche insegnanti che in ascolto che insegnano yoga della risata ai bambini, e non voglio dire che non siano bravi o che non sia ottimo il sistema che utilizzeranno, che utilizzino. Però posso dire che nell'esperienza mia di 30 anni di insegnamento, se i bambini giocano, ridono, ballano e cantano, Sono felici e stanno fanno bene. questo. Fanno questo. E poi c'è un'altra bimba, mi ha scritto: ciao Paolo, fino ad oggi, ma scusate, perché io ho chiesto prima di Natale nelle classi, sto chiedendo con l'autorizzazione dell'insegnante di avere dei feedback ai bambini, ho detto: se volete regalarmi un disegno o una parola anche, e devo dire che sono arrivate tante, devo dire sono emozionantissime, sono il regalo più bello. Dice: Sì. fino ad oggi lo yoga della risata è la più bella attività che abbiamo fatto a scuola, il mio gioco preferito è quello dell'abbraccio e della risata, e anche dell'abbraccio risata, e anche quello di ho ho ha ha ha, pure quello molto bene ie, perché l'ultima lezione, se sono d'accordo le maestre, non lo facciamo dove insegni, vabbè. Poi c'è quest'altra qui, questo Luca, un bambino, mi ha scritto: grazie per tutto maestro Paolo, che ogni giorno, anzi mercoledì, ci fai ridere. Noi della quarta C speriamo che tu sia felice di noi. Tu ci hai divertito molto, ci hai rilassato e ci hai aiutato.
Dai, Paolo! sì, perché. Shhh, pioggia d'amore per Paolo! Dice, ci hai aiutato quando ne avevamo più bisogno. Ti vogliamo bene, te lo vorremmo tutta la vita. Tu certe volte mi hai fatto diventare la giornata da così a così. Figata! Sono belli i tuoi giochi che ci proponi ogni giorno. Anzi, scusa, ci vediamo ogni mercoledì. Ma perché solo una volta a settimana? Noi vorremmo tutti i giorni. Quando avrai le giornate, sarai come il dottore che ci hai raccontato nella prima lezione, quando aveva finito le barzellette. Ma tu come lui troverai una soluzione. Spero che tu sarai amato da tutti e che insegnerai a tutti. Mamma, che meraviglia. Lo No, guarda, Lara, so, guarda, io ce li ho ancora conservati dal mio progetto a scuola che ho fatto 2014, ce li ho ancora lì, guarda, cioè tra gli scaffali. È una roba strepitosa. io penso che anche adesso nelle leggi non è la prima volta che l'ho letto, però cioè, l'ho letto una volta sola, adesso devo dire che la seconda volta c'è il nutrimento io dico per la mia anima, cioè il nutrimento Certo. arriva da queste cose qua. E devo dire con difficoltà in alcune classi, perché alcune sono tutte diverse, alcune sono un po' più agitate, ci sono bambini diversi, io parlo di unicità ai bambini, parlo come se fossero adulti, porto lo stesso messaggio che porto nel club, nelle sessioni agli adulti, cerco di utilizzare un linguaggio diverso, però fondamentalmente hanno bisogno delle stesse cose che abbiamo bisogno noi, e se hanno funzionato su di noi, che abbiamo tanti anni più di loro, a maggior ragione possono e devono funzionare su di loro. E una cosa che voglio dire è questa qui, che io faccio fare anche, ho preparato le faccine, tre faccine, con lo smile, quindi felice, triste, e poi con la bocca brutta, indecisi. E le distribuisco, se le vengono a scegliere all'inizio della lezione, faccio stare qualche 30 secondi con gli occhi chiusi, dico ascoltatevi e poi venite a scegliere. E alla fine poi io me le faccio riconsegnare e chiedo se è variato o no. Allora, molti che prendono anche la faccina, quella con la felicità, dice sì, è cambiato. Dice, la voglio cambiare. Dico, perché? È diminuito? Dice, no, perché... Cioè, dice, sì, sono triste perché adesso te ne vai. Allora io cerco di spiegare, dico, no, tanto dico, la tristezza va bene, è umana, però torno la prossima settimana. Quello che chiedo a voi, dico, se è cambiato proprio la vostra emozione, il vostro stato. E devo dire che alcune volte ho trovato bambine che sì, hanno cambiato il loro stato, da felice anche sono diventate tristi. E poi allora gliel'ho chiesto, una bambina, ho detto, ma come mai sei diventata triste? Mi ha detto perché erano prima delle feste di Natale, dice perché dopo Natale mio papà partirà e andrà a lavorare fuori. E allora era triste proprio, ho detto, ascoltami però, dico, quanti giorni mancano a Natale? Mancavano ancora 20 giorni. E io ho detto, ma tu vuoi incominciare a pensare adesso ad essere triste quando che papà partirà dopo Natale? Dico, c'hai ancora 20 giorni, goditeli, cerca di essere serena e felice. Poi quando partirà, allora vivrai l'emozione della tristezza. Quindi riuscirà anche a scandire proprio il tempo. E un'altra bambina invece mi ha detto, sono triste perché non vedo mamma da 2 settimane. Insomma, tornando a casa, devo dire, anche altri bambini che cambiano da felici a tristi. Lì per lì viene l'ego, mi diceva, caspita, allora non sei riuscito a fare un buon lavoro oggi, Paolo. E invece poi ho elaborato questa cosa, ho detto, caspita, quanto è forte lo yoga della risata, è riuscito a far cambiare l'emozione a un bambino, anche se non necessariamente da quella che noi pensiamo sia l'unica strada che deve essere quella a salire, cioè dalla faccina triste a portarlo alla fine della sessione a felice, ma anche quello che è partito felice, che comunque è diventato triste, e avrà un suo buon motivo che non dipende necessariamente da quello che ho fatto io. Quindi anche lì non stare sempre dentro, non pensare che sia tutto qualcosa di personale, che non ha funzionato la sessione, ma lo yoga della risata è riuscito a far giocare con le emozioni questo bambino, a farlo switchare proprio. E come oggi ha switchato dal positivo al meno positivo, domani imparerà a switchare dal meno positivo al positivo.
Tanta emozione, Paolo. Silvia dice che anche lei raccoglie e conserva le lettere dei bambini, ma lavorare con i bambini è Sto leggendo, forte. sì. Non lo so se c'è qualcos'altro, vediamo un po'. Boh, ma mi premeva questa attività con i bambini, anche se poi sì, l'attività mia anche con gli adulti, con lo yoga da risata, è tantissime sessioni, ne sto facendo Tocca fare tante. un'altra diretta, Paolo. Va bene, va Tra bene. un po' la rifacciamo. E invito tutti quanti a mettersi in discussione a partire dal corso base. Io questa domenica ci avrò, dopo quasi un anno che non lo facevo, un corso base. Ho un buon numero di partecipanti, i leader training sono esperienze eccezionali. Poi i workshop che ognuno di noi riesce a creare, come quelli che ho creato insieme ad Erika con il Gibberish e con l'After Dance, sono esperienze impagabili. Sono delle boh, ecco, non lo so, ma è qualcosa di bello, di wow. Una meraviglia proprio a servizio. Io non ho il tempo davanti, quindi non so a che punto stiamo della diretta, Sono Lara. le 8:15, Paolo. Caspita, c'è il Ci sono ancora telegiornale, che 20 che bello. stanno incollati qua e continuano ad arrivare persone nuove. Un successore la tua. Scusate, ma mi devo andare a vedere il telegiornale con le sue brutte notizie. No, io sono mia figlia, però, che di là mi invoca a gran voce. Che siamo Benissimo. partiti in ritardo. Se ci sarà necessità, mi lascio alle tue richieste. Io ho la disponibilità in quanto ambasciatore di Yoga della Risata, nonché Paolo Ricci, la do fin da adesso. Paolo. Grazie, veramente. Grazie a Massima te, grazie a stima te e Lara. Grazie tantissima energia a quello che fai. a tutti quelli che hanno avuto il tempo e avranno il tempo per ascoltarmi. Ci sono, oltre alla diretta. Esatto, Sapete ci dove siamo, trovarmi. la domanda è questa, usate questo gruppo il più possibile, scrivete domande, richieste di consigli, eccetera, perché poi condividete le esperienze positive, condividete esperienze negative, apritevi ai consigli di chi sta facendo tanto. Dai Letizia, adesso la sfilza di grazie, di abbracci e di baci. Grazie a Grazie a tutti tutti, voi. Un bacio a tutti. veramente. Oh, Ciao. ah, 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 ah. Parte la tua, dai. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.